Il tempo di un caffè oggi è con Marco Bazzoni, comico, attore, cantante e conduttore, cresciuto artisticamente facendo esibizioni nei cabaret milanesi. Nel 2007 entra nel cast di Colorado su Italia 1. Da allora partecipa a numerose trasmissioni televisive e dal 2018 conduce Tutti pazzi per RDS insieme a Rossella Brescia e Giacomo Valenti su RDS. Il tempo di un caffè oggi con Marco Bazzoni, in arte Baz. È un piacere ritrovarti. Marco, molti ti conoscono come comico. Io so, stasera l'abbiamo scoperto. No, la maggior parte mi conosce come sex symbol. Sì. Comico viene dopo, diciamo. Alcuni come comico, però in effetti un artista vero, completo, internazionale. Raccontaci di Los Angeles. È un'avventura che ho intrapreso un po' di anni fa. Ho iniziato ad andare là 3-4 mesi all'anno, all'inizio per studiare inglese, poi canto, poi scrittura, poi ho iniziato a esibirmi lì. E poi dopo, purtroppo per l'America, per fortuna per me, per tutti, sono entrato a far parte della famiglia di RDS e quindi io non ci posso più tornare adesso. RDS, Marco e la radio, sì, un amore vero. Mi diverto un sacco. La radio è una di quelle cose che ti fa proprio stare bene. Già da prima di aver iniziato con RDS facevo sempre magari l'inviato, piccole trasmissioni. Ogni volta che andavo lì, accendevo il microfono, parlavo, finiva, proprio sentivo una sensazione di benessere. Adesso tutti i giorni. Ma io ti ho sentito questa sera cantare veramente una grande voce. Perché io vado in Africa? E Baz o Marco e il musical, una scoperta. Quasi per caso ho iniziato la prima volta, forse 10 anni fa, e mi chiesero di fare il cappellaio matto in Alice del Paese delle Meraviglie. E adesso sono in tour con 7 Spose per 7 Fratelli, che è uno spettacolo fantastico, uno spettacolo più, non perché non l'ho scritto io, per uno spettacolo bellissimo con la regia di Luciano Cannito, direzione artistica, direzione musicale di Peppe Vessicchio, sì, Diana roba, del Bufalo che fa mia moglie. È uno spettacolo bellissimo, infatti non vedo l'ora di ricominciare. Tra i tuoi personaggi, ce ne sono alcuni famosissimi che hanno lasciato il segno, c'è qualcuno a cui sei più affezionato? Guarda, in realtà personaggi che, al di là di quelli che faccio alla radio, quelli che poi ho portato in TV, a teatro, sono sempre Baz, il lettore multimediale, che è quello che mi ha regalato, diciamo, la notorietà, soprattutto all'inizio. E quello che mi diverte ancora a fare tutt'oggi invece è l'altro personaggio che faccio, il cantante Gianni Ciano. Sì, perché sono dentro tutte le cose che odio dei cantanti famosi e che mi fa quasi ridere a vederle, le ho messe tutte dentro questo cantante qua. Io ho conosciuto anche un bomber, un grande calciatore, uno che ha una bella... No. Di diagonale, ancora, il cross dentro. E qui! Più di 100 reti in nazionale, nella nazionale calcio. Nazionale calcio TV, sì. Quanto corrisponde quella descrizione che però ho letto oggi? Marco è un grande calciatore, veramente molto altruista, infatti quando trova la palla se la prende, se la porta a casa e gioca da solo. Quanto è vera questa descrizione? Non lo faccio per cattiveria, negli anni lo faccio sempre meno, ma lo faccio perché non essendo più allenato a giocare a calcio, il sangue va via dal cervello, non pensi più e quindi non sai dove andare e quindi tieni la palla. Grazie Marco per la tua disponibilità, soprattutto dopo lo spettacolo. Ancora complimenti e buon caffè. Visto non si che dice cin cin col caffè. Cin cin, va bene lo stesso. Il tempo di un caffè è offerto da Caffè Brasiliana. Affida i tuoi desideri, i nostri obiettivi.